Caro amico e cara amica, benvenuto a questo nuovo video in cui vorrei fare un viaggio insieme a te, un viaggio tra i significati della canzone La Cura. La Cura è un bellissimo brano del cantautore Franco Battiato e come Il Piccolo Principe, Pinocchio o Alice nel Paese delle Meraviglie, racchiude in sé tanti significati nascosti. E il nostro viaggio avrà lo scopo proprio di andare a scoprire questi significati. Ma prima di iniziare il nostro viaggio mi presento. Mi chiamo Elvio Rocchi e sono un ex ingegnere che ha lasciato il suo lavoro prima per fare il musicista e poi per creare Spiragli di Luce, un progetto in cui racconto storie di crescita personale, spiritualità, viaggio e vita sostenibile. Se vuoi saperne di più, trovi qua nella parte alta un link in cui ti racconto com'è nata questa esperienza. Sei pronto a partire per questo viaggio? Se sì, mini sigla e poi iniziamo. C'è un aneddoto da cui vorrei partire e per partire da questo aneddoto dobbiamo prendere la macchina del tempo e andare a ritroso circa una decina d'anni, dove? Nella città di Bologna e nello specifico a una festa. Immagina di essere insieme a me a una festa, ci stiamo divertendo, stiamo ballando, ma a un certo punto, come in tutte le feste che si rispettino, arriva il momento in cui ci sediamo sul divano, sorseggiamo magari un drink, le luci diventano tenui, la musica diventa soft e ecco che qualcuno mette su La Cura di Franco Battiato. Solo che a due ragazze non piace. Iniziano a criticarla dicendo che è una canzone che parla male delle donne, dice che le donne sono incapaci. Al che mi avvicino incuriosito per comprendere da dove deriva questa idea. E loro dicono, beh, non senti che lui sta dicendo che le proteggerà, che avrà cura di loro? E quindi è come se la donna non fosse in grado di difendersi da sola. Fermiamoci un momento però. Siamo proprio sicuri che La Cura parli di un uomo e di una donna? La Cura non è una canzone d'amore che un uomo dedica a una donna e forse non è neanche un dialogo tra esseri umani. E se ci fai caso non è neanche proprio un dialogo, perché abbiamo una voce che parla, ma abbiamo l'altro personaggio che rimane per tutto il tempo in ascolto. La domanda che dobbiamo porci allora è: chi è che sta parlando a chi? Potremmo dire che uno solo fra i due interlocutori è umano e precisamente è quello che ascolta. Ma insomma, chi è allora a parlare? Per non girare troppo intorno al punto, ti dirò che la voce narrante che ascolti nel brano è la voce dell'anima. Di questa voce Battiato ci aveva già parlato, addirittura aveva intitolato un disco, uno dei suoi dischi più famosi, con un titolo che richiamava questa voce, la voce del padrone. L'anima può essere vista come il padrone perché è quella parte che conosce la verità su noi stessi e che quindi ci può guidare verso la nostra verità interiore. Ma proseguiamo adesso nel nostro viaggio, perché abbiamo detto che sono due gli interlocutori e quindi abbiamo bisogno di fare la conoscenza di entrambi. La Cura è un canto dell'anima che dichiara di voler proteggere e cullare la personalità. L'essere umano possiede infatti una duplice natura. La prima è legata al piano terreno, materiale, la chiamiamo personalità. L'altra è legata al piano divino, spirituale, e la possiamo chiamare il sé o anima. La personalità, che a volte avrai sentito chiamare anche ego, è soggetta a turbamenti, a paure, a ipocondrie, inganni. Tutte queste sono parole che sono presenti nel testo della canzone. Qual è il compito dell'anima? È quello di elevarsi al di sopra del piano materiale per proteggere la personalità.
Potremmo dire allora che non solo non è una canzone d'amore che un uomo dedica a una donna, ma una rappresentazione dell'aspetto femminile del divino, quell'aspetto materno che si vuole prendere cura di ciascuno di noi. Tra poco vedremo il significato strofa per strofa di questa canzone, ma prima vorrei darti qualche piccola anticipazione delle sue fasi salienti, quindi proseguiamo nel nostro viaggio. È proprio vero che a volte la realtà ti fa dubitare, ti fa chiedere se sei sveglio o se stai sognando. Questo muro circolare in pietra lavica, ad esempio, che ho appena scovato proseguendo nel viaggio, sembra avere tutta l'intenzione di proteggermi. Mi avvolge proprio come un utero. È tutto intorno a me, è una sorta di barriera e mi fa sentire pienamente protetto. Questo senso di protezione che provo in questo utero, un po' umano e un po' naturale, richiama alla mente l'archetipo del cancro, quell'archetipo che parla appunto dell'aspetto femminile del divino, della dea madre, di quella capacità della divinità di proteggerci. Ed è proprio di questa capacità che si parla nella cura. Ma cosa significa poi conosco le leggi del mondo e te ne farò dono? Che la nostra parte divina, l'anima, conosce le leggi spirituali. La legge di causa-effetto, legge del karma, la legge di attrazione, e ci può donare questi principi per donarci una nuova comprensione di che cosa sia la vita. Esiste però una complicazione data dal fatto che l'anima e la personalità non vivono sullo stesso piano di realtà. L'uomo vive in un mondo fatto di materia, mentre invece l'anima vive in un mondo fatto di spirito. Per poterti aiutare, l'anima deve quindi scendere dalle dimensioni spirituali in cui si trova e giungere fino qua, nella materia, superare le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce. E la frase non farti invecchiare la puoi intendere come diventare consapevole che esiste una vita oltre la morte, una vita oltre la vita del corpo fisico. Ma adesso è arrivato il momento di vedere il testo strofa per strofa. E quindi proseguiamo nel nostro viaggio. Nella prima strofa mi vorrei soffermare proprio sull'ultima parola, il verbo attirare, perché ci riporta alla mente la legge di attrazione, legge di risonanza, che ci spiega che ciò che accade nella nostra vita non lo fa a caso, bensì siamo noi che col nostro livello di consapevolezza attiriamo alcuni accadimenti piuttosto che altri. Nella seconda strofa un'espressione interessante è sbalzi d'umore, perché gli umori che sbalzano sembrano quasi il contrario del centro di gravità permanente. Il centro di gravità permanente è il titolo di una canzone di Battiato, ma è anche una delle idee centrali di Gurdjieff, che è stato uno dei suoi maestri. È quello stato di coscienza in cui noi riusciamo a osservare in modo centrato la vita. Qua, però, è cambiato qualcosa. Qui forse non è l'anima che parla, qui è la personalità che sta parlando, e lo fa da quella dimensione in cui è così più facile il contatto col divino, la dimensione onirica, il sogno. Ogni parola è scelta con estrema cura, perché l'aquila? L'aquila è la forma in cui evolve l'archetipo dello scorpione. Le aquile non volano a stormi. Poi l'aquila evolve in fenice, capace di risorgere dalle proprie ceneri, quindi così vicino all'immortalità e così vicino all'anima. Usciamo dalla dimensione onirica ed è di nuovo l'anima a prendere la parola. È l'amore, l'energia chiave di questi versi e vorrei mettere in evidenza la parola essenza. Torniamo di nuovo agli insegnamenti di Gurdjieff, che distingueva infatti tra personalità da un lato, ego, e essenza
la nostra parte più pura, più spirituale, che ancora una volta possiamo far coincidere con l'anima. Sono tante le interpretazioni che potremmo dare a queste parole, ma vorrei mettere in risalto uno dei significati. I capelli crescono con infinita lentezza. Ci vuole tantissima pazienza per veder crescere i capelli. È probabilmente la stessa pazienza e la stessa dedizione che l'anima dedica a ognuno di noi. Su queste parole finali voglio dirti solo una cosa, che questa canzone non parla di una persona teorica che non esiste o che non conoscerai mai. Questa canzone parla di te. Sei tu l'essere speciale di cui l'anima avrà cura. E così il nostro viaggio è giunto quasi al termine. Ma se potessi scegliere io una cosa, una che vorrei che ti rimanesse, oltre al significato della canzone, io vorrei che ti rimanesse l'idea che questo brano è stato scritto per te, che significa che può diventare un mantra, può diventare una preghiera che puoi ascoltare o anche recitare tutte le volte che ne hai bisogno. E sapere che queste parole parlano di te. L'anima è sempre con te e tesse il fluire della tua vita come le trame di un canto. Mano nella mano con il tuo maestro interiore non sarai mai solo. E con questo il nostro viaggio è giunto al termine, quindi adesso ti dico che se vuoi vedere altri video come questo ti suggerisco di iscriverti, ma anche di cliccare sulla campanella, così verrai avvisato quando pubblicherò un nuovo video. Io sono Elvio Rocchi e ti mando un grande abbraccio, pieno di spiragli di luce. C'è un essere divino in te che ti ama! Amati!